Prima di tutto complimenti per il docufilm che è bellissimo. Grazie. La collega del Fatto ha centrato pienamente il problema e quindi vuol dire che i giornalisti che ne dicano in queste stanze del potere non sono malaccio soprattutto. Terza cosa e poi inizio la mia mini storia, proporrò sicuramente Massimo Priviero per prossimo Sanremo perché è diventato il mio mito da... Ma tu conosci qualcuno a Sanremo? Conosci qualcuno a Sanremo? Perché non conosco nessuno? Sì, ma guarda Massimo, per andare a Sanremo bisogna conoscere, siamo in Italia, non è che tu puoi mandare la canzone così, No, ma io adesso compro tutta la tua discografia, è matematico, dopo quello che hai detto. Hai visto però che i giornalisti sono alla fine, vanno più al sodo, su. Allora, guarda, io facendo il cronista ho preso un po' di appunti, l'ho preso giornalista senza penna, anche soltanto con... col telefonino, sento parlare dal video di meritocrazia all'estero e non in Italia. Qui conta quello che fai e non chi sei o chi ti porta. Sento parlare di considerazione dell'Italia all'estero che è pessima. Sento parlare di sistema, la parola sistema che ritorna, sistema politico, sistema etico, sistema. Poi, torno a monte, prima del docufilm sento parlare, peccato che è andata via, la senatrice Malpezzi che dice... Per quanto riguarda il favorire i giovani e quant'altro, bisognerebbe favorire l'Erasmus e favorire i viaggi con l'Interrail. Allora io trovo bizzarro a questo punto che il sistema, le raccomandazioni, tutte le cose brutte che sono state dette, sviscerate anche dalla coda del Fatto, devono entrare soltanto in un biglietto del treno. Cioè, per quale motivo la politica si interessa di agevolare un viaggiatore, un cervello? La politica si deve agevolare di ricostruire l'Italia, tanto per cominciare, credo. Per farlo no? viaggiare a spese proprie, a che pro? Bisogna cambiare qualche regola. Parlo forse. Per quanto mi riguarda, allora così concludo subito. Io storicamente sono un freelance, e ho sempre fatto il freelance, non ho mai avuto contratti ex articolo 1, come amiamo dire nel nostro ambito. Il freelance in Italia è una sorta di mendicante e questo bisogna cambiare anche. Il freelance è colui che va, nel mio caso in un giornale, una televisione o una casa editrice o quant'altro e dice vorrei lavorare, voglio lavorare, fatemi lavorare, posso portare questo e puntualmente la risposta è negativa oppure è il famoso chi ti porta, l'abbiamo visto nel video. Poc'anzi, la risposta è quella. Siamo dei mendicanti in Italia che vanno a pietire un lavoro. Io lavoro per Euronews adesso, collaboro per Euronews. Euronews è in Francia, la sede è a Lione e in Francia io non sono considerato un mendicante. Io ho portato il mio curriculum, l'hanno accettato, mi hanno messo alla prova, ho fatto una settimana di prova, è andata bene. Io lavoro per loro come freelance, 15 giorni lavoro in Francia e 15 giorni sono qui in Italia a cercare lavoro, torno da disoccupato in Italia. Non mi lamento, non è una lamentela questa qui e Barbara lo sa perfettamente, voglio soltanto dire come stanno le cose. In Francia il freelance, in qualsiasi lavoro, mio compreso, firma un contratto. Io per 15 giorni, fossero 15 giorni, fossero 2, fossero 3, fosse una settimana, firmo un contratto equiparato a quello degli assunti. Cosa che in Italia è impossibile. Io in 15 giorni ho gli stessi diritti di un mio collega che ha assunto a tempo indeterminato. Gli stessi identici. La dimostrazione è questa, che Euronews, proprio perché noi lavoriamo anche come freelance, cosa che in Italia nessuno fa nel mio lavoro, eccola qua, me la sono tirata fuori dal portafoglio prima, io ho la tessera da giornalista professionista francese, oltre la mia in Italia. Con la quale purtroppo è meglio tenerla in tasca perché magari uno si vergogna pure. Che cosa sto raccontando? La normalità. È quello che diceva la collega del Fatto, bisogna cambiare le regole, bisogna cambiare il sistema, bisogna cambiare l'approccio al lavoro, in tutti i lavori, non soltanto il mio. Perché alla fine se non cambia il sistema staremo punto e da capo. Punto e da capo, i giovani partiranno, chi fa il pela patate farà il pela patate a vita. Non ci sarà mai un ricambio, non ci sarà mai una crescita e questa deve essere solo la normalità in un paese dove il lavoro deve essere considerato alla base della propria vita, della vita di ognuno e soprattutto
la persona fisica, chiunque essa sia, deve essere considerata per quello che sa fare, valorizzata da un sistema che deve essere quello che è stato progettato all'epoca e non le macerie che troviamo adesso per colpa, mi dispiace dirlo, per i politici che erano anche seduti qui davanti.